Schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Per fare questo glitch avete bisogno di determinati requisiti: un palazzo del CEO o comunque un garage minimo del CEO con dei posti liberi, una LG Retro Custom. Il CEO deve avere l'officina, ragazzi, ricordate, deve avere l'officina, una sessione sola di inviti e un amico che vi aiuta. Una volta che avete tutto ciò, siete pronti a fare il glitch, ragazzi. Fate bene attenzione al glitch. Allora, da questo momento in poi lo schermo si dividerà in due e vi farà vedere cosa dovrà fare il vostro amico e cosa dovete fare voi. Non ho voluto tagliare il primo pezzo in maniera tale da farvi capire bene che cosa bisogna fare. Certo, noi ci stiamo dirigendo in un punto, insomma. Però potete farlo in qualunque punto della mappa, va benissimo. Avete bisogno, ragazzi, sia voi che il vostro amico, di un centro operativo mobile. Una volta che avrete tutto ciò, siete pronti. Il vostro amico dovrà avere un'auto dentro il centro operativo mobile, che sia una LG, che sia un'auto qualunque, qualunque auto va benissimo, ragazzi. Non c'è nessun genere di problema. L'importante è che questa auto provenga dal centro operativo mobile. Quindi a questo punto, ragazzi, siamo pronti per fare il glitch. Il vostro amico dovrà tirar fuori l'auto dal centro operativo mobile e voi dovrete salire con lui in auto. Si avvicinerà verso il centro operativo mobile e dovrà pigiare a intermittenza freccia destra e option, freccia destra e option, svariate volte, ragazzi, non una volta sola, in maniera tale da creare il bug. Se il bug non è fatto bene, come in questo caso, come avete visto, vi farà entrare dentro il centro operativo mobile e poi si buggerà in maniera strana. Comunque potrete ripetere il bug in maniera tranquilla senza nessun problema. Quindi io ho lasciato anche il primo pezzo, quindi non mi venite a dire ah ma non mi funziona e cazzate varie. Quindi fate bene attenzione. Adesso andremo a ripetere il glitch. Quindi io vado a salire nell'auto della mia amica. Una volta salito nell'auto, la mia amica prende e preme ripetutamente freccia destra e option, freccia destra option, freccia destra option, e noi dovremo rimanere in questa schermata. Dopodiché il vostro amico dovrà andare in online creatore, andrà in creatore e farà tutti gli stessi passaggi che vedete nel video, ovvero premerà start option, come cazzo volete chiamare, insomma andrà online, crea una nuova sessione o comunque crea sessione solo inviti, che è meglio, ragazzi. Una volta che sarà in una sessione solo inviti, andremo a vedere il passo successivo, ragazzi. Il glitch è abbastanza semplice, però ogni volta che dovete fare questo glitch dovete ripetere questa procedura dall'inizio alla fine. Quindi una volta che il nostro amico è nella sessione sulla inviti, andrà in attività create da Rockstar, un lavoro da titano oppure una gara a stunt, è uguale, è lo stesso, ragazzi, non fa nessuna differenza. A quel punto, quando il nostro amico sarà entrato nella gara, noi andremo a unirci tramite party, ragazzi. Quindi andremo ad unirci tramite party, ritorneremo in game e comincerà il caricamento. Come vedete in basso a destra, al riquadro, al mio riquadro, tu che stai facendo il glitch, per capirci, ragazzi. E quando ci comparirà questo messaggio, il vostro amico dovrà uscire dall'attività e noi accetteremo il primo messaggio, poi ci apparirà il secondo, accetteremo anche il secondo e il glitch sarà fatto. Però ancora non abbiamo terminato, ragazzi, ci manca un ultimo passo. Come vedete io ho portato con me l'auto da duplicare
e mi dirigo verso il centro operativo mobile, ragazzi. Vado ad entrare verso il centro operativo mobile, mentre il mio amico sta nell'altra sessione, deve rimanere nell'altra sessione, ragazzi, perché altrimenti il bug andrà a fottersi. E una volta entrati dentro il centro operativo mobile si buggerà, torneremo fuori. L'unica cosa che dobbiamo fare, una volta che ci avrà sbattuti fuori dal centro operativo mobile, è tornare nel palazzo del CEO, nel garage dove avevamo i posti liberi, ovviamente, ragazzi, quelli che vi ho fatto vedere in partenza del glitch, e andiamo a mettere l'auto in quel garage. Una volta che abbiamo messo l'auto nel garage, il gioco è fatto, ragazzi. Mancherà solamente un ultimo passaggio che richiede l'officina, ragazzi. Per questo motivo prima ho detto che dovete avere l'officina nel palazzo del CEO, perché altrimenti non potrete salvare le auto. Allora, le auto fatte con questo glitch, ragazzi, hanno tutte quante una targa diversa, quindi non c'è bisogno di avere una targa personalizzata per fare questo glitch. Come avete visto prima, qui c'era un posto vuoto, adesso c'è la LG, ragazzi, che però ancora non è effettivamente una LG retro custom. Vi faccio vedere, come vedete al secondo posto mi segna una LG RH8. A questo punto che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Prendere questa LG RH8, andare nell'officina del CEO e fare un cambio colore della targa, ragazzi. L'unica cosa che dobbiamo fare per rendere effettivamente questa LG RH8 una LG retro custom. A questo punto, una volta che avremo fatto tutto, possiamo uscire tranquillamente. La LG sarà diventata una retro custom come l'altra, avrà una targa totalmente diversa, in maniera tale che per chi non ha targhe personalizzate potrà fare dei cloni, uno diverso dall'altro, con delle targhe totalmente diverse, e magari con la possibilità di diciamo poter allungare un pochino il blocco giornaliero, ragazzi. Adesso vi faccio vedere le targhe che sono totalmente diverse, e vi faccio vedere anche che la LG che io ho portato fuori è diventata una LG retro custom, come state vedendo. Quindi a questo punto andiamo a verificare le targhe e vi faccio vedere che sono diverse, ragazzi. Con questo glitch ci impegnate un po' per fare delle macchine, però comunque già il fatto che le targhe non siano tutte uguali già è un buon vantaggio. L'unica scocciatura è che avete bisogno di un amico, però chi è che non ha un amico che l'aiuta? Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, spero che il glitch vi sia utile, al prossimo video, ciao a tutti!